Nel match valido per la 27esima giornata, il Pineto vince e convince per 2-0 contro il Rieti. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa a Esposito, i Minincleri confezionano il successo per i biancazzurri. Inizia dunque il vero e proprio tour de force per gli adriatici, impegnati in una lunga sfilza di recuperi. Calcio d'inizio per gli ospiti, sono i reatini a creare la prima chance degna di nota. Galvanio conclude da posizione defilata, il pallone sfiora l'incrocio. I biancazzurri rispondono con un'azione manovrata. Minincleri sciabola per Romano, che appoggia per Minozzi. L'esterno del numero 17 si spegne di poco fuori. Il match è equilibrato, con nessuna delle due compagini che riesce a trovare il pertugio giusto. Mastro Ippolito pennella al centro della quercia, trova la presa plastica di Saglietti. Cresce l'11 di mister Pomante. Su ripartenza Minincleri appoggia il pallone a Esposito. Il capitano biancazzurro nel primo dei 4 minuti di recupero, Romano cade in area e trova la massima punizione dal dischetto degli 11 metri. Minincleri si fa neutralizzare la conclusione da Saglietti. Nella ripresa si rompono gli equilibri. Al 57esimo Minozzi pennella al centro della quercia, prolunga ed Esposito rapace confeziona il prezioso vantaggio. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra del presidente Brocco raddoppia. Pressing di Minozzi su Saglietti, l'estremo laziale pasticce Galeano, tacco sopraffino che trova il numero 17 che serve Minincleri. Il tocco vellutato dell'ex vale il raddoppio. Sempre gli abruzzesi provano a chiudere il match. Esposito suona la carica, bisturi per Minozzi, ma bravo Saglietti ad anticipare la punta di casa. Alla mezz'ora il Pineto rimane in 10, Bertolo in un parapiglia riceve un cartellino rosso e lascia i suoi in 10 tra le proteste della panchina locale. Nel finale il Rieti d'orgoglio ci prova con l'entrato d'Alessandris. Mercorelli in due tempi fa sua la sfera. Dovremmo lavorare ancora di più probabilmente, però i ragazzi non posso rimproverare nulla sul fatto della prestazione, l'hanno fatta pur sapendo che abbiamo affrontato secondo me una delle squadre forse più attrezzate del campionato. È vero che la classifica non parla così, ma a livello di giocatori il Pineto secondo me è una delle formazioni, insomma, che poteva lottare per poter vincere questo campionato. No, sì, oggi è stata la migliore partita da quando sono qui e soprattutto il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, siamo stati bravi ad attaccare sia da entrambe le parti, siamo stati bravi a far girare la palla velocemente da una parte o dall'altra. E sempre lo stesso rammarico, quello di mercoledì discorso, perché dopo un primo tempo del genere parte il rigore sbagliato che ci può stare, non può finire il primo tempo 0-0, perché poi siccome affrontava una squadra organizzata, una squadra forte, ci poteva mettere in difficoltà. Poi il secondo tempo siamo ripartiti alla grande, siamo andati in vantaggio, siamo stati bravi anche a raddoppiare. Normale, poi una volta che c'è stata l'espulsione, un po' di sofferenza, ci sta. Però c'è anche da dire che occasioni da parte del Rieti non ce ne sono state tante. Oggi penso che abbiamo dimostrato la nostra forza e la vittoria è strameritata.